nel Vangelo di oggi preso da Luca al capitolo 7, dal versetto 19 e seguenti, leggiamo: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. I discepoli di Giovanni vanno da Gesù e gli chiedono se è lui il Messia che deve venire o devono attendere un altro. Gesù mostra loro il perfetto compimento della profezia di Isaia. Quando Dio aveva rivelato del suo Messia, si sta compiendo sotto i loro occhi. La missione e la parola di Gesù sono ben radicate nella storia di Israele. La guarigione dei ciechi, degli storpi, lebbrosi, sordi, fanno parte dell'annuncio profetico, sono i segni visibili della presenza e della potenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ma al tempo stesso egli apre orizzonti nuovi e dichiara beato colui che non si scandalizza di lui. È lui l'inviato di Dio, è sua la parola che salva. La rivoluzione che egli realizza passa attraverso l'amore. Alla richiesta dei discepoli di Giovanni Battista, lui risponde: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. Gesù non ci vuole solo spettatori, ci invita a metterci in cammino verso di lui e con lui. Allora buon cammino di avvento, a tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.